Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Sono 10 giorni che cerco la location giusta per fare la intro del primo video dell'anno, perché questo è il primo video dell'anno. La location di rete non è solo delle migliori, ma quando vi trovate a scendere da una montagna di 2000 metri con un'esperienza media, una preghiera è sempre meglio dirla. Comunque, al di là della chiesetta di contorno, vista lago di Garda. Volevo prima di tutto ringraziarvi per il successo del video precedente. Abbiamo raggiunto quasi le 20.000 visualizzazioni e vi ringrazio veramente di gran cuore. Un po' alla volta vedo che comunque il canale sta crescendo, soprattutto grazie a voi. Oggi continua la serie sullo sci alpinismo. Cercherò di darvi più informazioni possibile. Questo sarà comunque un video diverso. Devo considerare che devo stare attento a quello che mi dice l'istruttore. Non posso distrarmi e spaziare più di tanto. Abbiamo fatto un paio di serate online e abbiamo toccato veramente dei punti interessanti e su tutto quello che è l'aspetto della montagna, quello che sono le tecniche, ma soprattutto come andare a praticare lo sci alpinismo in sicurezza. La tecnica ti permette di arrivare in posti importanti, alti, belli come questo, e fare anche meno fatica, arrivarci risparmiando le forze, facendo i movimenti giusti e utilizzando gli attrezzi in modo corretto. Ci si concentrerà molto anche sulla tecnica di discesa, che è sicuramente diversa di quella su pista. Si trovano delle nevi molto diverse su un pendio come questo. Si passa dal ghiaccio alla neve fresca, alla neve più battuta, perché magari ci sono più tracce degli sciatori che sono scesi o saliti prima di noi, e bisogna considerare metro dopo metro tutto quello che troviamo. Vedrete anche delle riprese del corso che abbiamo fatto per quanto riguarda l'utilizzo di artva, pala e sonda. Abbiamo messo in pratica le varie tecniche di ricerca di un travolto da valanga. Inoltre, con questo corso ci porteremo a casa delle nozioni fondamentali, come organizzare ovviamente in sicurezza una gita di sci alpinismo, come leggere le guide e le cartine topografiche, leggere il bollettino neve e meteo e i vari strumenti di orientamento, che adesso abbiamo in mano tecnologie pazzesche sul palmo della mano, che può essere lo smartphone, però non bisogna fidarsi assolutamente solo di questo e bisogna andare un po' su accessori più analogici, quali possono essere per esempio la bussola, che comunque funziona praticamente sempre e quello ci permette di orientarci e capirci dove andare e soprattutto quali pareti affrontare. Ci sono delle pareti che sono più esposte e in determinati punti cardinali è più facile che si presentino delle valanghe. Risottolineo il fatto, amici, che non sono uno sci alpinista esperto, ma comunque voglio portarvi con contenuto di qualità, cercando di darvi delle nozioni magari anche base, ma che per alcuni possono essere importanti. La cosa che mi ha fatto molto piacere nell'ultimo mese è che sono stato contattato da molti di voi che mi hanno fatto delle domande. Inserirò anche un'intervista fatta alle due guide che mi stanno seguendo, le guide Pro Mountain. Magari lascio anche i loro link e contatti qui in descrizione. Detto questo, wow! Pala, sonda, artva. Poi a volte mi sto trasformando in un sci alpinista esperto, almeno per quanto riguarda l'attrezzatura. Ore 9, si inizia a salire un po' di strada a piedi e poi via su neve. Un bel muretto questo. A dura prova con i cambi di direzione. Quando facciamo le salite e siamo in bosco, spesso e volentieri ci troviamo in una situazione in cui non possiamo fare la nostra azione a tergicristallo, perché abbiamo davanti un ostacolo. Dobbiamo fare delle inversioni con infilata di coda. Alzo lo sci, lo porto dietro, ok, e mi rimetto sulla linea di salita. La stessa cosa vale per l'altro sci, la porto dietro e poi riparto. Primo bastoncino deve essere preso, fissato e incollato. Cioè, non si deve muovere, perché questo è il perno. Lo vado a caricarci sopra, è un maggior peso del corpo. Questo mi serve per equilibrio. Questo qui è quello che tiene il mio peso, perché in questo caso non lo tiene la mia gamba. Ok, porto dietro, giro, tac. Terreno molto ghiacciato oggi. Siamo passati di lì, eh. Ah,
È una bella scarpinata. Gente in maniche corte. Pazzo. È abbastanza ripida quella cosa. Dobbiamo arrivare ad una vetta che non si vede ancora. Veramente una vista stupenda, super. Dai che forse il sole ci bacia. Questa nebbiolina qua, un'atmosfera fantastica, così il sole un po' nascosto. Peccato non si vede più il lago, ma bello. Sì, si è invertita la situazione adesso, vediamo su ma non vediamo più giù. Abbiamo superato il muro di nebbia. Devo avere una capigliatura veramente molto presentabile. Vabbè, ma non guardate me, guardate il panorama. Wow. Sempre il lago, si intravede ancora. E la vetta è sempre più vicina, yeah! Continuiamo, altrimenti facciamo notte. Dai Mattia, dai! Manca poco! Wow! Continuo a dire wow! È l'unico vocabolo che conosco oggi. Fantastico! Un aggettivo, Yuri? Beh, oggi direi che è una giornata veramente particolarmente bella. Bella perché stiamo passando dal sereno alla nebbia a una vista panoramica. E non si muore di caldo. E non si muore di caldo, assolutamente. Wow! Proprio ma? Eh sì. Vai Paolo! Yeah! Bella! Sono cotto. È una marmotta. Ragazzi, un po' di entusiasmo, fatelo vedere. Yeah. La vetta è vicina, ci accontentiamo vale di tanto quanto. Ci accontentiamo di guardarla. Abbiamo un panorama a 180 gradi che è bellissimo. Più che 180 direi un 90, sì. Non ammazziamo la geometria. Adesso paninetto, tè caldo, pausa. Pranzo con vista, panino con la soppressa che non può mai mancare. Poi sono gusti. E il tè caldo che ho scoperto essere una vera manna dal cielo. Neanche zuccherato, però regala emozioni e scalda il corpo. Mancava poco la cima, ma ci accontentiamo, siamo stanchi. Vai con il panino. Buon appetito! Mi ero fermato al rifugio con l'idea di non salire fino in cima, però per non fare quei 100 metri di dislivello e perdersi un panorama come questo era veramente un peccato. Eccomi qui che mi sto avvicinando alla cima. Ragazzi, è un'emozione unica! Yuri, che sto facendo qualche scatto epico, lei regalami una foto. E questo sarà il punto più alto della nostra giornata. Fantastico.
dire che sono finito è riduttivo. Cosa abbiamo fatta? Non ci facciamo mancare niente proprio. Parcheggio in lontananza. Bella Yuri. Grazie. Bene amici, sto tornando verso la macchina, ho finito l'intervista con la guida alpina e... Bene amici, il video di oggi finisce così in uno studio completamente improvvisato perché avevo appena finito la quarta batteria della GoPro e non sono più riuscito a portarmi a casa nessun contenuto. Avevo anche il cellulare scarico perché avevo appena concluso l'intervista alla guida alpina che vedrete prossimamente in un video completamente dedicato. La serie sullo sci alpinismo continuerà, porterò altri video sicuramente nelle prossime settimane. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanellina così vi arriva la notifica dei nuovi video. Vi ringrazio per essere rimasti qui fino a questo punto e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, ciao!